Porta a porta al via oramai praticamente in quasi tutta Cagliari. Francesca Ghirra, lei è la candidata sindaco del centro-sinistra, quel centro-sinistra che ha introdotto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Adesso anche lei un pochino lo sta contestando e trova delle pecche. Ma io penso che come tutti i nuovi servizi è normale che ci siano delle criticità. Diciamo che ci troviamo nello stesso momento in cui al Poetto demolivamo i chioschi e tutti erano terrorizzati e poi nel momento in cui abbiamo completato il lavoro che avevamo in mente, i cittadini si sono resi conto dei vantaggi. Sul porta a porta, credo che appunto nel momento in cui il servizio entrerà a regime, tutte le criticità di questo momento saranno superate. Bisognerà probabilmente attuare dei correttivi, però sappiamo che è un sistema che oltre a creare dei benefici all'ambiente, pensiamo che l'inceneritore adesso è in crisi, i fumi che derivavano dall'immondezza un tempo noi li respiravamo, quindi siamo attenti all'ambiente, alla salute delle persone e anche ai costi del servizio. Nel momento in cui entrerà a regime e tutti pagheranno la Tari, tutti pagheremo meno, tutti avremo un servizio che consentirà all'amministrazione di non pagare le multe che attualmente paga alla regione per il mancato conferimento delle porzioni di umido, di carta, di vetro, mentre in futuro pagheremo meno, avremo una qualità dell'ambiente migliore e ne gioveremo tutti anche a livello di In una salute. battuta, Ghirra, lei parla di correttivi da portare. Ha già qualcosa in mente? Ma io penso soprattutto ai grandi condomini e alle zone dove c'è un'altra concentrazione di case popolari, dove di fatto ci sono i problemi maggiori. Immagino un coinvolgimento degli abitanti dei condomini ERP attraverso magari la costituzione di cooperative o di consorzi che li rendano protagonisti e li responsabilizzano rispetto al miglioramento della qualità della loro vita attraverso anche un nuovo servizio come il porta a porta. Magari quindi in un flash riportare, anzi portare per la prima volta i maxi mastelli anche in alcune strade, anche centrali dove mancano, un esempio su tutti, via Dante. Ma sì, sono delle ipotesi che dobbiamo verificare, ripeto, nel momento in cui avremo un quadro complessivo dello scenario della città.